È scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo. Ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica. È stato direttamente l'ologramma di Galileo Galilei a rivolgersi agli spettatori per uno spettacolo tra storia raccontata e modernità comunicativa. Anche ad Arezzo, infatti, è tornata dopo 2 anni di stop a causa della pandemia la Notte dei Musei, appuntamento che dal 2005 si svolge in contemporanea in tutta Europa, un'opportunità per entrare nei luoghi della cultura ed ammirare i capolavori in un orario insolito, quello notturno, al prezzo simbolico di 1 euro. Ad Arezzo, tra le aperture straordinarie, anche quella del MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione con Scienza in 3D. Nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza se essa non passa per le matematiche dimostrazioni. Oltre all'apertura straordinaria appunto del museo, dalle 20.30 alle 23.30 abbiamo organizzato una serie di proiezioni all'interno dell'auditorium proprio del museo sulla figura di Galileo Galilei, un progetto che in realtà risale al 2009, ma un progetto completamente all'avanguardia. Il Museo dei Mezzi di Comunicazione racconta infatti la storia di tutti i mezzi di comunicazione moderni e l'olografia, cioè il mezzo con cui Galileo si racconta, è il mezzo utilizzato dal Museo dei Mezzi di Comunicazione per raccontarsi nel modo avanguardia totale. Posto l'occhio alla parte concava, vidi gli oggetti abbastanza grandi e vicini. 3 volte più vicini di quanto non si vedono a occhio nudo.